Ora che ne parlano anche i giornali, è chiaro a tutti che l'impiego degli smartphone come macchina fotografica sempre a portata di mano è inarrestabile. Vediamo perché per l'industria della fotografia si tratta di un problema e di un'opportunità. Da una parte abbiamo i numeri che parlano chiaro. Nel 2011 nel mondo si sono venduti quasi 500 milioni di smartphone, quest'anno saranno 660 e per il 2013 si parla addirittura di 1 miliardo. Le fotocamere nel complesso sono invece in calo. A fronte di 17 milioni di reflex e circa 4 milioni di compatte ad obiettivi intercambiabili, quelle ad ottica fissa scenderanno a 90 milioni, 10 in meno dell'anno scorso, come dire una compatta ogni 9 smartphone. Ha fatto tra l'altro scalpore il dato di settembre, quando la produzione giapponese di compatte è crollata del 50%. Motivo specifico è che le case hanno frenato per svuotare i magazzini, dall'altra parte si tratta di un chiaro segno che in generale le fotocamere da 80, 100, 120 euro stanno entrando davvero nella storia. A complicare le cose per il Made in Japan ci sono messe di mezzo due isolette disabitate del Mar Cinese orientale a nord di Taiwan. Si chiamano Senkaku. Sono giapponesi dal 1885, ma sono rivendicate dalla Cina, che ne sta facendo un caso nazionale. Tanto che lo scorso settembre la questione ha provocato violente manifestazioni con blocchi alla produzione, danneggiamenti di fabbriche e di attività, negozi che esponevano merce giapponese. Il risultato è che le importazioni di fotocamere dal Giappone, proprio per il boicottamento, sono crollate di oltre il 50%. E che va malissimo anche per l'auto, tanto è vero che per l'ultimo trimestre dell'anno la JP Morgan, la banca, calcola che la domanda cinese di auto giapponesi sarà precipitata addirittura del 70%. Quest'anno tutte le case dell'imaging soffrono, molta industria soffre naturalmente, ma questo non è che ci faccia piangere più di tanto. C'è la crisi, ma non è come quella di un tempo. Che allora in passato si diceva ad a passà a nottata. Ora però la mattina dopo la compattina la gente non la compra e non è compra dello smartphone. Il punto è che il modello di business basato sulla fotocamera economica è morto da un pezzo. Infatti, una volta c'era il consumo di pellicola, lo sviluppo e la stampa che producevano utili stellari che compensavano alla grande la vendita al costo o addirittura al sottocosto di modelli base anche da 4 soldi. Il digitale ha fatto sparire tutto questo. E scomparendo le low cost o le entry level che dir si voglia, che hanno comunque rappresentato circa il 30% del totale della produzione giapponese o della produzione generale, la produzione stessa diminuirà a vantaggio del prodotto di qualità, però. Quindi parliamo di compatte serie e poi di reflex, la cui domanda continua a crescere, mentre invece ancora non hanno convinto gran parte del pubblico, almeno da noi, quelle che volgarmente vengono dette mirrorless, che con troppo entusiasmo, vorrei dire, sono state pubblicizzate come l'alternativa alla reflex, ma appunto con troppo entusiasmo. Ora, l'occasione di cui parlavo sta nel semplice fatto che se esistono tantissimi utenti di smartphone che sono soddisfatti delle loro riprese fotografiche con il dispositivo mobile, allo stesso tempo per fotografie importanti prima o poi sentono o sentiranno l'esigenza di una vera macchina fotografica. E questo dovrebbe essere il momento perfetto per promuovere buone macchine fotografiche e riportare milioni di persone nei giusti binari della fotografia.